Dottor Inzani, lei assieme ad una sua collega milanese ha presentato un ricorso al TAR per quanto riguarda il decreto De Lorenzo sul metadone. Com'era la situazione prima? Com'è la situazione adesso, visto che il TAR vi ha dato ragione? Dunque, la situazione prima praticamente che cosa prevedeva? Che nel decreto De Lorenzo, che è uno dei decreti attuativi della legge 162, la cosiddetta legge sulla droga, si prevedeva l'uso del metadone solo a scalare, cioè a diminuzione fino a zero, quindi non a mantenimento. Poi l'impossibilità per il medico di base di rapportarsi con il suo paziente tossicodipendente. E terzo, la possibilità solo attraverso i servizi pubblici di utilizzare diverse terapie. Con la sospensiva dell'articolo 5, dell'articolo 6 di questo decreto e di altri commi di questa legge, noi abbiamo praticamente capovolto la situazione, quindi reintegrato il medico nella sua responsabilità di rapportarsi con il cittadino tossicodipendente. Voi parlate di un uso corretto del metadone, non demonizzarlo. Ecco, che cosa consiste l'uso corretto? Ma l'uso corretto significa innanzitutto che quando io come epidemiologo e come medico mi trovo davanti ad una mortalità, cioè a 1600 persone che muoiono di AIDS in Italia all'anno, dati del 1990, contro 1300 che muoiono per overdose, la prima cosa è quella di impedire che si diffonda l'AIDS, quindi introdurre delle possibilità, oltretutto abbiamo una casistica di più di 20 anni sull'utilizzo del metadone, in una patologia che è riconosciuta a livello internazionale come una patologia cronica, quindi una patologia di per sé stesso non guaribile miracolisticamente, introdurre un attimo di riflessione. Il metadone innanzitutto inibisce, perché si prende per bocca e quindi non attraverso la siringa, inibisce la diffusione dell'AIDS. In secondo luogo permette al cittadino tossicodipendente un periodo di transizione in cui può anche discutere e dialogare con le strutture pubbliche, quello che oggi non è. Senta, la legge Iervolino-Vassalli sta per essere modificata. Secondo lei in meglio o in peggio? Ma noi ci auguriamo in meglio, perché voglio dire, noi non abbiamo mai fatto gli avvoltoi per i morti, perché il compito di noi, anche come consigliere regionale, è quello di girare le carceri italiane. Però quando troviamo moltissimi diciottenni o diciannovenni, quindi alla prima esperienza, in una struttura che per tanto che siano moderne e così via, è una struttura carceraria, e poi dopo ci spieghiamo i suicidi. Questo noi non lo vogliamo e quindi riteniamo che se ci sono delle crisi di coscienza sia un salto avanti per tutta la società.